Un welfare regionale al collasso, e questo è il grido di allarme delle varie forze politiche, sindacali e datoriali che a Potenza, nella sala B del Consiglio regionale, hanno anche affrontato i temi della cancellazione del reddito di cittadinanza, della privatizzazione dell'acqua pubblica e dell'autonomia differenziata. PD, Movimento 5 Stelle, Basilicata Possibile, PSI, Europa Verde, CGIL, UIL, ALI e Forum Terzo Settore lanciano un primo monito al governo regionale pensando a strumenti di protesta da mettere in campo a difesa dei cittadini. Beh, siamo in una situazione di grande criticità sia a livello nazionale che a livello regionale, dall'aver tolto con un brutale SMS il reddito di cittadinanza a migliaia di persone che naturalmente si sono riversate verso gli enti di prossimità, che sono i comuni, che dovranno far fronte a questo disagio sociale ed economico. Si aggiunge l'atteggiamento della Regione Basilicata, che anche nell'assestamento di bilancio dimentica, fra virgolette, di mettere poste finanziarie sul welfare. Continueremo a chiedere che ci sia un riguardo, un'attenzione particolare alle fasce più deboli del nostro tessuto sociale e riporteremo l'attenzione sulla questione dell'autonomia differenziata che purtroppo parallelamente sta cavalcando. Un'autonomia differenziata che poi cozza con alcuni provvedimenti che parallelamente questa regione sta prendendo. Pensiamo ad Acque del Sud SPA, che è purtroppo l'ennesimo atto con cui questa regione ha perso anche quello che era la gestione di una delle risorse più importanti del nostro territorio. La giunta regionale con il presidente non hanno provveduto a fare le cose elementari che avrebbero dovuto fare, che sono previste dallo statuto oltre che dalla Costituzione italiana. Mancano i fondi al Fondo Unico delle Autonomie Locali, soprattutto è assolutamente carente il finanziamento per i piani sociali di zona.